Che cosa significa consumo critico? Che cosa significa rispetto all'ambiente? Sì, ci stiamo provando, in realtà questa qua è una missione non soltanto dei GAC, è una missione di tutti gli attori istituzionali che fanno parte della nostra compagine associativa, che sono i comuni e le isole minori, sono associazioni ambientaliste, le aree marine protette, la pesca artigianale, i pescatori. Siamo qui per cercare sempre più di far comprendere ai nostri consumatori e soprattutto ai più piccoli che la sana alimentazione l'abbiamo dietro la porta, anzi di fronte a noi, nel nostro mare. Si tratta di pesce che pescano i nostri pescatori artigianali, pesce che spesso ha un cattivo apprezzamento anche da parte nostra. Noi siamo qui per riscoprire questo pesce importante, pesce azzurro. Nel caso nostro questa sera abbiamo la sarda, abbiamo il sauro, abbiamo il capone, pesci spesso che non hanno un alto apprezzamento in termini commerciali, ma invece di grande importanza alimentare. Noi siamo qui per ricostituire le basi, per far crescere sempre più la consapevolezza dell'importanza della pesca artigianale e del pescato dei nostri pescatori. Degustazione sacra, che dir si voglia, che fa parte della festa in onore della Madonna del Rosario, penso che dà dimostrazione non soltanto che queste cose servono anche ad allungare un po' la stagione, ma anche a valorizzare quello che in questo caso è il nostro pesce, il pesce insomma dei nostri mari, delle nostre coste, e questo credo che sia altrettanto importante. La parte didattica per i bambini arricchisce e valorizza tutto il progetto, quindi didattica per i bambini sulla conoscenza del mare e dei pesci, la degustazione con i nostri prodotti e con il nostro pesce, domani la processione, i giochi, lo spettacolo, la musica siciliana, insomma fa parte tutto di una strategia, di un ragionamento che porta da una parte alla valorizzazione delle nostre tradizioni, delle nostre persone, della qualità dei pescatori, dall'altra anche un momento turistico. Le tante persone che ci sono in fila per degustare i prodotti dimostrano che a ottobre si può fare nelle isole minori siciliane turismo di qualità e anche di quantità. Senza tu puntappi, puro tu puntappi, senza tu puntappi, puro tu puntappi, come tappi tappi, tiri tu per tappi, con tu per tacchi, già tacchi e tu puoi dire tu per tappi, come tappi tappi, occhio sediato, fulo zonito, i blumi di sedine, filare in vento. Sì, allora l'area marina protetta ha tra i suoi scopi, nella sua mission, sicuramente il mantenimento delle attività tradizionali. La piccola pesca artigianale è una di queste, quindi noi non solo tuteliamo il mare e le sue specie, ma tuteliamo il mare e le sue tradizioni, le sue attività tradizionali. La sagra di oggi è un momento di avvicinamento a un pescato che purtroppo per ragioni commerciali viene poco divulgato, ma è ad altissimo valore nutritivo, a basso impatto perché gli stock sono più facilmente riproducibili. Quindi il senso generale di questa sagra è avvicinare i più giovani alle abitudini alimentari dei nonni, che erano molto più sane e molto più sostenibili. In maniera diciamo accurata a questo invito a nutrirsi anche del pesce azzurro, poiché apprendono facilmente quello che è l'importanza del pesce azzurro.
sono felici di conoscere il pesce azzurro e il pesce in generale, poiché ovviamente essendo qui a Legati loro crescono con il pesce in tavola, quindi però diciamo conoscere i vari aspetti e anche l'aspetto nutritivo a loro li rende molto felici. C'è un esce bianco, c'è un esce scuro, c'è quel compagnere con esce solo, c'è quel generoso e con esce avaro, c'è con esce il bubo e bubo paro. Francesco Panasci che ci ha portati qui questa sera a Favignana e noi lo ringraziamo. A nuoto, sì, eravamo sopra il suo addosso. Allora, grazie ai Calandra e Calandra, che sono meravigliosi, sono sicuri fino al midollo, si comportano bene, non pagano le tasse, quindi sono i migliori in assoluto perché danno una dimostrazione sana di questa vita. Ma abbiamo un testimone importante che è un pescatore di Favignana. Noi chiaramente dobbiamo ringraziare il primo cittadino di questo comune, il sindaco, ringraziamo l'area marina protetta, il GAC Isole di Sicilia con il presidente, il direttore e tutti quanti, ma la cosa più importante è avere qui sul palco, prego, lo zio Pino, vero? No, come ti chiami? Giuseppe, ma è uguale, Giuseppe che rappresenta i pescatori e tutto quello che stasera tutto è stato fatto per me, è l'organizzazione, tutto dall'A alla Z, Giuseppe, il microfono è tuo. No, io volevo chiedere solo una cosa. Vi è piaciuta l'organizzazione? Vi è piaciuta il Francesco? Siete grandi! Un applauso a chi? A parte l'amministrazione, tutti i componenti. Un applauso anche a Pietro La Porta. Pietro La Porta, un applauso. Te lo meriti, Pietro. Te lo meriti. Giovanni. Andiamo Giovanni. A Giovanni, ma anche a Michele. Michele, c'è Michele Torrente. C'è qua carta e cutaria, c'è un suono, c'è un canta, e qua batta sempre la settanta. C'è un esce bianco, c'è un esce scuro.